Mario Regosa, amministratore unico di Adilab. Okay. Di che cosa si occupa Adilab? Allora, Adilab è una società che nasce dall'integrazione di consulenti che hanno esperienze diverse per fornire servizi assicurativi, quindi consulenza assicurativa, finanziaria e nel mondo dell'immobiliare Sì. ai nostri clienti. Quindi abbiamo messo al centro il cliente e forniamo questi servizi cercando di dare una risposta globale, secondo queste esigenze. Quindi parliamo di analisi assicurativa, parliamo di analisi patrimoniale, parliamo di esigenze legate alla necessità abitativa piuttosto che immobiliare. Questo è un po' il succo della nostra attività. E come pensi che il metaverso potrà influenzare il tuo settore, quindi il tuo ambito, nei prossimi 3-5 anni? Allora, abbiamo visto che una nuova tecnologia e questo un pochino lo dobbiamo ancora metabolizzare, però ritengo che il metaverso possa dare un grande aiuto per quanto riguarda sia la parte formativa all'interno, quindi per tutti i collaboratori di Adilab, per tutte le persone che entrano a far parte della nostra squadra, e quindi tutta la parte formativa e vivere e condividere quelle che sono le esperienze formative. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto che ritengo molto importante riguarda invece la parte del far vivere le esperienze ai nostri clienti, condividere le esperienze con i nostri clienti. Ma prima dobbiamo condividere noi, dopodiché noi faremo condividere i nostri clienti. Quindi diciamo, è un mondo nuovo che vogliamo approfondire, di cui abbiamo, diciamo, delle piccole conoscenze oggi, ma speriamo e vogliamo essere un pochino più ferrati nel prossimo futuro, Sicuramente. perché credo che il mondo va avanti. Tanti anni fa non c'era il telefonino, Sì. tanti anni fa non c'era internet, il mondo La cammina direzione. molto, molto velocemente. E questo credo che siano degli aspetti molto importanti. L'altro, diciamo, per quanto riguarda l'influenza del metaverso sull'attività, aiuterà anche i clienti a capire meglio i servizi che siamo in grado di offrire. Stupendo. Quindi, quale sarà il ruolo del consulente in futuro? E il ruolo sarà molto centrale, perché da un lato, diciamo, c'è un distacco tra il fornitore di servizi e il cliente, l'utilizzatore di questi servizi. Perché? Perché la rete rende disponibile tutta questa informazione, questa capacità di poter scegliere i servizi, ma dall'altro richiede al cliente una quantità di informazione, di capacità di selezione che non tutti sono in Certo, grado di solo il avere. consulente può E quindi il fornire. consulente è focale. Certo. Quindi la nostra attività è quella di avere un rapporto limpido e trasparente con i clienti, creare un clima di fiducia con i nostri clienti, proprio per dare al cliente non solo l'informazione giusta, ma anche una prospettiva giusta. Quindi l'idea è quella di dare ai nostri clienti un qualcosa che un domani risolva o possa risolvere o aiutare a risolvere, perché sono le esigenze che magari oggi non vedono. Certo. Oggi non vedono. Bisogna vedere lontano, oltre. Bisogna guardare oltre. E quindi non solo l'immediato, ho bisogno di un servizio, ho bisogno di una cosa immediatamente. E questa è la velocità della rete. Quando io ho Certo. bisogno di una cosa, vado in rete, la prendo. Ma mi devo porre anche la domanda domani mattina cosa mi servirà. E quindi se questo che sto scegliendo oggi mi servirà anche domani mattina. Certo. Beh, grazie e buon lavoro. Grazie, no? Ne abbiamo bisogno. Complimenti. Grazie.